Iniziamo per ringraziare Giulia e tutta la squadra di terra. In giro anche per salutare i miei amici e amico Ivan Pezzano, che è l'assessore alle politiche sociali di Cerignola, che sta facendo un gran lavoro da quando è arrivato a Cerignola. Perché noi, come associazione, abbiamo un'associazione che si chiama Get Out Nelson Mandela Cerignola, che è stato creato nel 2014. Quindi siamo già un'altra amministrazione che abbiamo collaborato con loro, ma non con il mio modo comunque. Però quando loro sono arrivati hanno fatto un gran lavoro sulle politiche dell'immigrazione e siamo arrivati anche a creare. Ah no, sono arrivati anche a creare la consulta delle politiche immigratorie a Cerignola, che sono io il vice presidente. Quindi sono tanti progetti che stanno facendo, compreso questo di terra, che sono arrivati sullo sportello dell'immigrazione, dove anche collaboro come mediatore culturale, interculturale, e quindi sono molto lieto di partecipare a questo progetto che comunque condivide le nostre idee di combattere il caporalato e anche di sensibilizzare i nostri amici che vivono nei ghetti, che il ghetto non è una cosa predestinata a un immigrato, perché l'immigrato che è venuto qua non è venuto qua per dormire, è venuto qua per guadagnare la sua vita, per lavorare. Per anche conservare la sua dignità, e la dignità inizia nel lavorare nelle buone condizioni come tutti quanti. Quindi è un progetto è iniziato bene comunque, noi ci troviamo bene, perché noi siamo sei persone, io ci participo come lavoratore, anche come mediatore, perché fanno la scuola, e qualche giorno fanno la scuola e altri giorni facciamo la pratica sul terreno. Sono due funzioni che sto facendo sul lavoro, e sono molto contento che anche stiamo pensando anche di dopo di questo progetto ci saranno tante altre proposizioni che forse dopo Giorgia spiegherà.